Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice e bentornati sul nostro canale. Ti piace questa intro? Bellissima. Allora, oggi sono con una chitarra. Perché con la C? Perché inizia con la C. Perché faremo il video in cui mangiamo soltanto cose con la C. Questi video orribili che a voi piacciono, io non capisco che cosa ci sia di divertente di vedere noi che mangiamo le cose con la C. Ma se a voi piace, noi ve lo portiamo. Bella, bella. Ok, noi pensavamo di andare a fare colazione al bar. Colazione. Con la C sempre. Al bar top. Con un caffè e un cornetto. Intanto ci sono Nale e Kira che si picchiano. Se non ci viene voglia solo caffè. Poi andiamo al supermercato con la S e compriamo alimenti che inizino con la C. E ovviamente li abbiniamo con ingredienti e cibi che già abbiamo a casa, per non sprecare né cibo né soldi, perché io sono tirchia. Quindi ci vediamo dopo al bar. Per colazione, lo sapete che io amo andare al bar, quindi caffè con zucchero di canna, tra l'altro canna. Questo qua è una cosa. Stavo cadendo, hai fatto così. Sì, stavo cadendo. Comunque, C di caffè, da notare quanto zucchero mi ha messo Lorenzo. Perché lo sa che praticamente lui beve lo zucchero col caffè. Comunque spiega che tipo di caffè. Lui prende il ginseng perché lui fa tutto il sofisticato. Non è sofisticato, non mi piace il caffè, lo sanno tutti. Non mi piace il caffè. Allora, Alice come al solito vuole già barare appena entrati al supermercato perché ha detto carbonara. Però carbonara sarebbe pasta alla carbonara. No, è carbonara, carbonara tutti con insieme. La C. Cioè tutti gli ingredienti sono con la C. Tutti insieme, però effettivamente la ricetta è carbonara. Esatto. Quindi prendiamo la roba per la carbonara. Mirko era dieta. Choco fresh con la C, tra l'altro cioccolato, quindi perfetto. Perfetto. Però ne prendo un altro perché questo è aperto, esatto, bravo. Crescenza. Buonissima, Mirko piace un sacco. Ingrediente che inizia per G. No, perché per la carbonara il guanciale, raga, non me ne vogliate, non ho voglia di tagliarlo, puristi, già così lo butto via. Cosa mangiamo per pranzo? Questa, raga, è una combo con la C, giusto per rimanere in tema. Perché questa non è soltanto della carne ma è anche una cotoletta. È anche una cotoletta. C'è anche scritto, mi sembra, sì. Cotoletta, quindi è una carne di cotoletta, è una cotoletta di carne. Mangiamo una carota, cioè una io e una Alice. Facciamo vedere un assaggino, sì, di tutte le forme. Abbiamo comprato, vabbè, la crescenza. Con la C. Camomilla. Con la C. Poi... guanciale con la G, ma perché facciamo la carbonara. Le caramelle con la C. Con la C. Choco fresh, veramente, perché per il cioccolato. Perché è un cioccolato ed è cioco. Carote. Carote, la carne. La carne. Ragazzi, Alice ha fatto danno. Ha rotto una caraffa di vetro. Oltre ad essermi rotta qualcos'altro. Complimenti, Alice. Ho rotto un barattolo una settimana fa. Cioè, credetemi. Raga, purtroppo quando una è nata torta, morirà torta. Siccome io avevo voglia di Coca-Cola. Esatto. Che inizia per C. Però mi sono messo leggermente a dieta, quindi devo trovare un escamotage per bere Coca-Cola senza bere Coca-Cola. Come si fa a bere Coca-Cola senza non bere Coca-Cola? Con IRAP. Questo brand, raga, si chiama IRAP, è una delle invenzioni più fighe, sì, e clamorose che esistano sulla faccia della terra. Io la sto provando e mi trovo da Dio. Vabbè, ormai la proviamo da 3-4 mesi che esatto siamo... Sapete che figata? Allora ora vi faccio vedere. Praticamente io qua dentro metti acqua, ci metto dell'acqua che può essere o frizzante o naturale. Adesso voi dite, quindi se metti dell'acqua c'è dell'acqua. No, qui dentro ci sarà Coca-Cola. Esatto. Voi non ci crederete. Spieghiamo il motivo. Noi abbiamo vari gusti. Per la challenge di oggi abbiamo scelto per Mirko Cherry Cola, che sarebbe ciliegia. Coca-Cola e ciliegia. Coca-Cola, CC. Si inficca qua proprio. Esatto. Se lo tirate giù così, attivo, sentite l'acqua e basta. Esatto. Se invece lo tirate su, ecco, ma c'è una magia. Però la cosa assurda, raga, ve lo giuro che io non ci credevo quando l'ho ricevuta. Sì. Perché c'è uno studio secondo il quale l'80% del gusto di una determinata cosa passa attraverso l'olfatto, esatto, quindi non attraverso il gusto. Esatto. E quindi sta roba qui, se voi la tirate su, ti emana l'odore di Coca-Cola e ciliegia. E tu quando bevi, stai bevendo in realtà l'acqua. Bevi acqua, non bevi Coca-Cola e ciliegia, non c'è una sostanza. Esatto, però sembra, cioè, che tu stia bevendo in realtà. Cioè, no, non ha senso. Lo so, cioè, che non ha senso. Raga, io ve lo adesso so. Invece io cambio il mio filtro, perché io avevo mela invernale. Siccome la challenge è con la C. Cocco. Se volete prenderla anche voi o provarle, vi lasciamo il nostro codice sconto che è Coppia App per avere il 10% di sconto sul sito. Vi lasciamo comunque tutte le info sotto in descrizione. Coppia App, però, cioè, Coppia Up si scrive, Up, no? Sì. Che scrivete. Vabbè, app, ve lo lasciamo anche scritto comunque. Allora, olio, aceto e sale. Buona. Sì. Cavolo, anche tu. Ma sta carne è spettacolare. È buonissima. Un po' di coca. Porca miseria. Ci vediamo tra poco, raga. Ragazzi, stiamo per iniziare una reaction. Non vi diciamo quale. E facciamo
la nostra merenda, la nostra meritata merenda. Assaggiamo cin cin e diciamo il voto, come sempre. Non muore. Eh sì, la crema. Non sì. C'è la panna. È buonissimo. Non mi piace. Ma come non ti piace? Ma che problemi... Troppo dolce. Ma che problemi ti affliggono? Come può pensare che siano poco dolci con tutto questo cioccolato che c'è? Dopo questi non mangiate più dolci per una settimana, perché no. No, perché ci sono le caramelle. Queste sono altre caramelle, ma hanno una particolarità. Contengono la vitamina C. Avete sentito? La vitamina C. Lo sapevo che l'avresti detto. C, vitamina C. Nel video della C, ecco, cioè, ma più di così cosa devo fare? Bene, ci vediamo dopo. A dopo. Piatto pazzesco, anche se hai preso il guanciale già tagliato. Giudica. Sei stata bravissima. Ma raga, ma cioè, l'aspetto già parla da solo. Secondo me questo piatto non va neanche mangiato. Che dici, il gusto ci sta? L'hai fatto buonissimo, bravo. Sei stato veramente bravo. Grazie. Raga, la carbonara è sempre la carbonara. Ammetto che appena uscita la lettera C sapevo che avrei barato con questo piatto. Beh certo, ma raga, lei bara con ogni lettera praticamente. Scrivete voi nei commenti se secondo voi Alice ha barato o meno. Allora io sinceramente non lo so, rimango neutro, perché carbonara è vero alla C, però pasta la carbonara alla P. Questa è una pasta, certo. Ma io lo dico in ogni video, ormai è diventato un meme, ma io veramente mi ero messo a dieta. Infatti, come potete vedere, questa è la mia Coca-Cola. Ma poi mi distruggo mangiando la carbonara. Raga, il momento che più amo della giornata, ovvero la quello sera. Di mettersi qua sul divano a guardare un film che ci impiegheremo tipo 40 minuti per sceglierlo e poi 5 minuti e poi ci addormentiamo. No, ti addormenti tu. In questa casa si muore di caldo, raga, ci sono tipo 23 gradi. Mm-hmm. E tra l'altro c'ho la camomilla che è bollente. Cereali! Cereali e camomilla. Raga, scrivete nei commenti di che tipo di malattia soffre Alicia per non bere la camomilla. Non mi piace. È la cosa più buona del mondo, profumata. No. Senti che profumo. Mi ricordo un po' la pipì. Ma raga, ma che, come fai a dire che la camomilla, una delle cose più buone e profumate del mondo, sappia di pipì? Sappia di pipì. Ma che... Vi giuro che è di un piacevole, raga. Continuerei a mangiare cereali mentre vengo ripresa e vado online. Mi è venuta un'idea. Ah. Perché non scegliamo anche un film che inizia per C? Christmas time, possiamo mettere. Che cozzalone. Direi che questo video può finire qua. Noi ci vediamo al film. Chiudere ancora? Sì. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi ricordiamo che c'è il nostro codice sconto per iRap in descrizione. Quindi diteci con che lettera vorreste che facessimo la prossima giornata. La M di Mirko. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La mia giornata è la coppia che scoppia. Sono come noi, la vita di coppia vissuta dai oi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.